Allora, grazie Presidente. Dunque, questa delibera, al netto degli elementi tecnici che la rendono complessa, mantiene la semplicità di un obiettivo, che è quello di una tutela di un territorio. Io ho chiesto di far scorrere qualche immagine proprio perché si evidenziasse il contrasto tra quello che era la Valle Galeria e di cui ne conserva ancora qualche lato positivo e qualche suo splendore, e quello che è ad oggi, considerato anche la presenza dell'impiantistica che è presente, che dista una dall'altra circa, anzi meno di 2 chilometri, Presidente. Non per altro, però è una delibera a mio avviso importantissima, proprio perché è una messa a tutela di un territorio ed è raro che in un consiglio comunale si discuta una delibera per una messa a tutela, quindi io chiederei un po' di silenzio e anche un po' di partecipazione in aula, perché vedo molti assenti. Se c'è bisogno di sospendere, riprendiamo. Un attimo solo, consigliera. E riguardo alle assenze, nulla si può. Circa il silenzio da parte dei colleghi, mi sembra assolutamente auspicabile. Per cui, consigliera Mennoni. Prego, consigliera, invito i colleghi presenti a seguire. Grazie, dicevo che essendo raro discutere una delibera che salvaguarda un territorio, secondo me è importante darle la giusta importanza. Il territorio, dicevo, nel raggio di meno di 2 chilometri l'uno dall'altro, vede insistere circa 11 impianti che trattano la gestione dei rifiuti e non. Abbiamo cercato con la Commissione Capitolina Ambiente di cercare le strade più giuste per mettere a tutela il territorio. In questo caso abbiamo deciso di salvaguardare la Valle Galeria attraverso le norme tecniche attuative del piano regolatore di Roma Capitale. Abbiamo chiesto infatti dapprima di allargare il parco agricolo a Rone Galeria e a seguito di approfondimenti dovuti e le giuste ricognizioni per trovare un iter più efficace possibile per renderlo quanto più concreto questo indirizzo, abbiamo cercato di coinvolgere anche attraverso la delibera tutti i diversi livelli istituzionali che dovranno prendere l'impegno sia politico che tecnico per portarlo a compimento. La Valle Galeria è un esempio lampante di come gli insediamenti industriali sprovveduti, anche all'insegna di uno sviluppo che prevalica rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini, non convengono proprio alla luce di una veduta analisi costi-benefici. Costi-benefici. Effettivamente bisognerebbe fare uno studio approfondito sulla ricaduta che ogni impianto e che ogni progetto che si prevede su un territorio ha sulla vita, sulla quotidianità dei cittadini, ma sulla vita soprattutto dei cittadini. Abbiamo visto infatti sacrificare proprio delle vite per degli investimenti che delle volte hanno garantito dei profitti privati e che non potranno neanche mai essere risarcite in nessun modo. Nelle immagini io ho voluto rappresentare quello che è successo nel 2014, quando il sito che interessava l'inceneritore dei rifiuti ospedalieri ha visto distribuire su tutto il territorio e tutte le aree coltivate, le aree agricole e l'intorno, i rifiuti ospedalieri, appunto, contaminando i terreni circostanti. Noi poco tempo fa abbiamo anche affrontato il rogo del TMB Salario e non c'era altra scelta, Presidente, che individuare come sito temporaneo per la trasferenza Malnome, il sito di Malnome, su cui non ho potuto fare a meno di manifestare il dolore per quella scelta, visti gli anni a manifestare contro la discarica di Malagrotta, contro l'inceneritore e tutti gli impianti che costituiscono per la valle una ferita. Una valle che conosco bene perché è una terra che vivo quotidianamente, è una terra che racconta di storie leggendarie ma anche di splendori riconosciuti comunque dal Ministero della Cultura ma anche dal Ministero dell'Ambiente per l'impatto naturalistico e faunistico che ancora ha. Però è un territorio che comunque deve fare i conti con un passato, con un presente e con un futuro
importante, invasivo, invadente di degrado. Una discarica che comunque ha quasi più di 45 anni e che impatta tremendamente sul territorio. Io voglio raccontare come siamo arrivati con questa delibera in aula. Io ho protocollato questa delibera, Presidente, ad agosto. Una volta le delibere ad agosto venivano criticate perché avevano qualcosa da nascondere, e di questo ci raccontano parecchio le cronache giudiziarie. Prima della pausa estiva, prima delle pause natalizie, venivano portate e protocollate delle delibere che nascondevano degli interessi che non erano certo quelli dei cittadini. Io sì, ho depositato questa delibera ad agosto, restando comunque disponibile a rinforzare gli elementi tecnici del dispositivo. Questo lo dimostra il maxi emendamento che ho portato in aula, che accoglie tutti i contributi tecnici che sono arrivati dagli uffici. Ringrazio l'assessore Montuori e il suo staff perché hanno dato un notevole contributo, insomma, alla mia delibera. Li ringrazio a nome dei cittadini perché comunque hanno integrato e valorizzato la delibera, che resta con un obiettivo sempre semplice e chiaro, che è quello della messa a tutela. Quindi tutto quello che ha fatto da contorno, rafforzando l'obiettivo ultimo, è stato sicuramente utile e utilissimo alla causa. Noi abbiamo varato un primo maxi emendamento che abbiamo discusso nella Commissione Congiunta Urbanistica e Ambiente, e un emendamento che poi ho ritirato e integrato con le ultime osservazioni tecniche che sono arrivate fino a qualche giorno fa, prima della discussione dell'Aula. E resta comunque il fatto, al di fuori di questi complessi appunto aspetti procedurali, che la delibera appunto mantiene un obiettivo semplice, e altrettanto semplice è la volontà che mi guida come cittadina all'interno delle istituzioni, affinché questo territorio sia tutelato quanto più possibile. Io devo dire che nelle manifestazioni a cui ho partecipato nel territorio di Malagrotta ho visto partecipare tutte le parti politiche. Questo io lo devo ammettere, e mi auguro che questa cosa sia ribadita anche oggi, con una volontà politica anche dei partiti che in questo momento siedono all'opposizione. Io mi sono rimessa al giudizio dei cittadini che hanno partecipato alle commissioni municipali e che hanno anche loro apportato dei contributi alla delibera, che mi sono sentita di aggiungere, hanno arricchito con il loro contributo e con la loro esperienza. Per questo mi sento di dire che la delibera porta sì la mia prima firma, ma porta anche la paternità di tutti i cittadini che hanno lottato col cuore, con il massimo delle loro energie, anche in difesa dei loro parenti, dei loro amici che sono rimasti coinvolti comunque anche da patologie che sono riconosciute anche dalle ricerche epidemiologiche che caratterizzano purtroppo il territorio. La delibera è rimasta a mia unica firma. Io mi auguro che durante il corso dell'Aula appunto ci sia impegno da parte di tutti i consiglieri di andare e sottoscriverla. Penso che fino all'ultimo momento possano farlo, anche contribuendo con i loro ordini del giorno, i loro emendamenti, che sono disposta insomma a studiare assieme all'opposizione. Oggi, Presidente, ora al di fuori del caos che insiste in Aula, approviamo quindi questa delibera che un attimo solo, consigliera. Allora, non accetto più interruzioni, né soprattutto interruzioni dell'intervento della collega. Chi vuole può uscire. Prego, consigliera. Dicevo, quindi oggi approviamo quest'atto che secondo me, secondo l'Aula, insomma, sarà solamente il primo passo. Serviranno degli impegni politici a diversi livelli istituzionali che possano invertire la rotta. Mi auguro, come dicevo poco fa, che questo passo lo percorreremo insieme all'opposizione, perché la pelle dei cittadini, che ha pagato già le ferite che sono state portate sul territorio, non abbiano colore politico, e pertanto mi auguro un voto unanime su questo obiettivo. La delibera naturalmente chiede agli uffici di impegnarsi affinché, ripeto come ho detto all'inizio, affinché sia riconosciuto sul territorio della Valle Galeria l'allargamento di un parco agricolo con tutti i vincoli e con tutte le azioni che sono previste o meno all'interno di un parco agricolo. Grazie.